Governatori in campo a sostegno di Berlusconi, quelli delle regioni meridionali saranno candidati in una lista che appoggia l'ex Premier col simbolo Grande Sud. Iorio disponibile ma resta intenzionato a correre per la presidenza in Molise. Cominciate le audizioni del bilancio regionale in commissione via agli incontri con le parti sociali per discutere il documento di programmazione finanziaria. Sul terreno lo scontro tra maggioranza e opposizione. Campobasso ferma, sindaco nel mirino, il governo della città sotto accusa per carenze in diversi settori, costruire democrazia, critica l'aumento delle tasse che non ha prodotto miglioramenti nei servizi sociali e nell'urbanistica. Sfratto esecutivo sin catena in comune, clamorosa protesta di un disoccupato di Pozzilli che chiede una casa popolare. Entro sette giorni dovrà lasciare la sua abitazione. Non riesco più ad andare avanti, ha detto. Il Bomber Maiella torna in rosso blu per due anni ha vestito la maglia del campo basso. Per l'attaccante ex Casertana manca solo la firma. Il dirigente sportivo Ciccone continua a muoversi sul mercato. Buon pomeriggio a tutti voi e bentrovati. Appuntamento delle ore 14 con l'informazione di Telemolise che apriamo con la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni perché nelle ultime ore si sente sempre più parlare di una lista nazionale a sostegno di Berlusconi con tutti i governatori di centrodestra del Sud. E tra questi anche Michele Iorio. Ebbene Enzo Di Gaetano ne ha parlato proprio con il governatore del Molise che tra l'altro ha toccato anche i temi della campagna elettorale per le elezioni regionali e dunque anche la questione alleanze. Allora vediamo l'intervista. Presidente Orio, notizia delle ultime ore. Berlusconi vuole tutti i governatori del Centro Sud a fianco a lui, vuole fare una Lega del Sud, progetto Sud per fare da contrappeso a Maroni e tentare di conquistare il Senato. Beh, mi sembra un obiettivo positivo, quello di rafforzare la presenza del centrodestra nel Sud è un'operazione condivisibile. Quando ne parlerò con Berlusconi vedremo anche quali sono le condizioni nel Molise. Eh, ma poi come fa lei? È candidato al Senato e candidato alla Presidenza della Giunta? A Berlusconi si riferisce all'impegno dei governatori dal punto di vista politico, non necessariamente come candidati. Quindi si tratta di vedere quale sarà l'obiettivo e come si collegherà con lo stesso PDL. Per il Molise invece, Iorio, passo indietro, passo avanti, che sta succedendo? Cosa aspetta, Iorio? L'ho detto, aspetto che i centristi cosiddetti eh, definiscano la loro posizione in maniera definitiva, se vogliono naturalmente non dividere il centrodestra facciano delle indicazioni precise, eh, altrimenti si tratterà di valutare la loro posizione autonoma rispetto al centrodestra e questo sarebbe, eh, credo, un grosso problema. Per lo schieramento nel quale abbiamo sempre creduto. Io mi auguro che fino all'ultimo momento ci sia la possibilità di recuperare il consenso di tutti. Ma finora nomi alternativi ne sono venuti fuori, alternativi ai Iorio, Lei disse se escono fuori altri nomi, faccio anche un passo indietro. È venuto fuori qualche nome? Ma no, assolutamente no, si tratta di trovare un'indicazione unificante. Io ho dato la mia disponibilità, finora non mi sembra che... Emerga niente di condiviso, siamo alla vigilia delle elezioni, bisogna decidere subito, aspetterò un paio di giorni e poi vado avanti. E adesso facciamo il punto in maniera più approfondita sulla situazione politica in vista delle prossime elezioni nazionali e regionali. Ecco l'approfondimento di Giovanni Minicozzi. Il nuovo anno è cominciato all'insegna della più totale confusione politica, ovvero nulla è cambiato rispetto agli ultimi mesi del 2012 che si è chiuso con le parlamentarie del PD, ma la netta affermazione di Roberto Ruta e Danilo Leva, che dovrebbero capeggiare rispettivamente la lista al Senato e quella alla Camera dei Deputati, non ha evitato qualche polemica sollevata dall'ex Presidente della Regione, Giovanni di Stasi classificatosi al terzo posto con 592 preferenze alle spalle di Ruta che ne ha totalizzate 1555 e di Laura Venitelli con circa 1000 voti. Mi sono candidato alle primarie per sottolineare il dissenso rispetto alle scelte dei vertici regionali del mio partito. Che non ho condiviso e che continuo a non condividere, ha dichiarato Di Stasi. Resta il fatto però che il presidente e il segretario del PD, Ruta e Leva, si sono messi in gioco e hanno vinto la competizione sulla base delle regole stabilite dalla direzione nazionale. Il resto conta poco o niente. Sempre sul fronte parlamentare è da registrare l'intesa raggiunta tra l'Udc e Italia Futura. Per fare lista unica al Senato, alla Camera e alla Regione. I capolista potrebbero essere Michele Scasserra e Franco Giorgio Marinelli. L'Udc invece ha chiuso, forse definitivamente, la porta a Michele Iorio. Per il momento il nostro candidato resta Luigi Velardi, ha detto Teresi Di Pietro, e non escludo un accordo con i partiti di centro e con il PD. Anche perché, ha concluso di Pietro, con Berlusconi che attacca Casini in continuazione appare impossibile dialogare con il PDL. Intanto proprio Michele Iorio, secondo indiscrezioni, non farebbe nessun passo indietro, nonostante le sollecitazioni di Silvio Berlusconi, che lo vorrebbe al suo fianco nelle politiche. Ho verificato che nessun altro riesce a unire il centrodestra e per questo mi ricandido alla presidenza della regione. Avrebbe confidato il presidente ai suoi più stretti collaboratori. Quadro confuso anche nel centro-sinistra dove il PD ancora non sceglie l'aspirante presidente. Prima dell'Epifania faremo tutto, ha dichiarato Roberto Ruta, e avremo un candidato presidente che unirà e amplierà la coalizione ai moderati. La scelta più probabile appare quella di Paolo Frattura, ma resta l'opposizione di Massimo Romano, dei 106 sottoscrittori del suo documento, e forse dell'UDC. Maruta è fiducioso, e ancora una volta potrebbe avere il solito asso nella manica. Intanto il segretario nazionale del nuovo partito denominato Intesa Popolare, Giampiero Catone, insieme al responsabile regionale Emilio Orlando, hanno presentato alla stampa il movimento politico di ispirazione centrista che è nato dalla scissione della nuova democrazia cristiana per le autonomie. Il nuovo soggetto si propone di partecipare alle prossime elezioni politiche e alle regionali con liste autonome che cercano l'intesa con altre aggregazioni di centro i Cittadini e recuperare la distanza della politica dalla gente con azioni concrete che mirano al sostegno dei più deboli e al rilancio dell'occupazione, ha dichiarato Gian Piero Catone. La politica non c'è più, è invece sottolineato Emilio Orlando e la mancata riforma della legge elettorale contribuisce ad allontanare la gente dalle istituzioni. Lasciamo per il momento la politica, torniamo più avanti a parlare di questo argomento, ora ci occupiamo di economia con il bilancio del 2012 che è stato particolarmente negativo, soprattutto per il settore auto, ce ne parla Giovanni Di Tota. La crisi economica, ma anche il caro carburanti, il caro assicurazioni e l'overdose di imposte hanno dato il colpo di grazia al mercato dell'auto in Italia che con il 2012 Chiude un anno nero durante il quale le nuove immatricolazioni sono sprofondate a poco più di 1.400.000. Nel mese di dicembre le nuove auto, circa 86.000, hanno registrato un arretramento del 22,51% rispetto allo stesso periodo del 2011. Il calo è stato del 19,87% su base annua, ad un livello che ci riporta 33 anni fa, quando nel 1979 gli italiani acquistarono poco meno di un milione e 400 vetture. Negativo anche il bilancio delle vendite dell'usato in calo nel 2012 del 9,75%, con 4 milioni 125 mila trasferimenti di proprietà. In questo drammatico scenario che secondo Federauto nel 2013 peggiorerà ancora con volumi vicino a quota 1.330.000, le vendite di Fiat Group hanno ceduto nel 2012 il 19,4% attestandosi a 414.929 auto e a dicembre il 20,2%. Ma il gruppo torinese sottolinea che comunque ha fatto meglio del mercato mentre la quota dell'ingotto è addirittura cresciuta di 0,2 punti percentuali nell'intero 2012. Dati in leggera controtendenza che comunque anche nello stabilimento di Termoli, alle prese con continui periodi di cassa integrazione, non inducono all'ottimismo. Migliaia di posti di lavoro restano a rischio anche per il prossimo anno, mentre da più parti si invoca ormai con urgenza un piano d'azione per la salvaguardia e il rilancio dell'industria automobilistica italiana. E apre tra le polemiche la stagione dei saldi che in Molise partiranno sabato prossimo per la Diconsum. Consum. Infatti i saldi rappresentano una soluzione anacronistica, mentre la merce migliore ha lasciato da tempo gli scaffali dei negozi con sconti anche del 50%. Da molte settimane, infatti, ha spiegato l'Associazione dei Consumatori, i clienti più affezionati ricevono mail e sms dai propri commercianti per sconti non dichiarati sulle vetrine e con l'arrivo dei saldi ufficiali ha concluso la Diconsum. Consum. I consumatori occasionali troveranno ciò che resta mascherato da promozioni, liquidazioni e sconti. La proposta dunque è di aprire un tavolo di trattative con la Regione per liberalizzare il periodo dei saldi, tutelare i consumatori e salvaguardare così i commercianti onesti. Ora invece andiamo in Commissione regionale a Campobasso dove sono partite le audizioni sul bilancio. Vediamo. I rappresentanti dei diversi enti subregionali e del partenariato economico e sociale sono stati ascoltati in mattinata dalla prima commissione di Palazzo Moffa, presieduta da Vincenzo Niro, sulla proposta di bilancio preventivo e sulla finanziaria per l'anno in corso già approvati dalla Giunta regionale. Dopo la relazione dell'assessore Gianfranco Vitagliano si sono susseguiti i vari interventi che hanno chiesto di emendare il testo originale poiché, hanno detto, i tagli ipotizzati non consentono la normale gestione delle attività. Proposte alternative sono arrivate anche dalla minoranza. È un giudizio negativo perché si tratta di un bilancio preelettorale. Noi proponiamo alcune azioni e misure concrete nell'interesse della comunità molisana. Primo, riduzione dei costi della politica per finanziare il reddito di cittadinanza. Per tutti quei lavoratori e lavoratrici che hanno perso il lavoro e sono fuori dagli ammortizzatori sociali. Secondo, un taglio drastico alle spese di funzionamento degli organi e degli enti per destinarli alla riduzione del carico fiscale per imprese e cittadini e per maggiori servizi appunto ai cittadini. Terza questione, sbloccare immediatamente la spesa dei fondi strutturali per restituire ossigeno al tessuto economico che è davvero paralizzato. Di tutto questo non c'è traccia nel bilancio presentato dalla Giunta, lo proporremo in sede di Commissione e poi di Consiglio regionale. Ma in effetti la coperta è corta e appare difficile trovare le risorse necessarie per soddisfare tutte le richieste. È facile parlare quando non si hanno le redini del, del governo e la responsabilità. Questo è un bilancio responsabile, un bilancio di rigore che viene in un momento di contesto terribile che conosciamo tutti e mentre sta producendo i suoi effetti nefasti una politica del governo che è mirata solo al taglio dei trasferimenti che ormai incidono sulle prestazioni dei servizi. Noi fino a quando abbiamo potuto abbiamo fatto il nostro dovere, lo abbiamo fatto a cominciare dai costi della politica che sono stati ridotti profondamente in questa regione. Per ben tre volte e sono stati ridotti anche i costi relativi alle strutture burocratiche, quindi i costi di funzionamento. Ormai non abbiamo più niente da raschiare sul fondo del barile e ogni taglio, e ne abbiamo subiti di enormi in questi anni, incide sulla prestazione dei servizi. Io ho invitato tutti stamattina a non fare sindacato delle proprie stanze, ma ad essere i sindacalisti del Molise nel suo complesso. Ma l'opposizione raccoglie la sfida? Se questo è il bilancio che resta, non solo voteremo contro, ma continueremo a denunciare un bilancio paralizzato che non parla a nessuno se non alla preservazione di qualche poltrona e di qualche amico della casta. E ora ci occupiamo di scuola perché anche nel 2013 restano diverse le questioni da affrontare. Si profila un anno impegnativo per la scuola molisana, alle prese con risorse sempre più esigue, con le avvertenze dei precari, con le cosiddette classi pollaio nei centri maggiori e le aule sempre più vuote nei piccoli comuni. Sullo sfondo il piano di dimensionamento che dovrebbe riorganizzare la rete degli istituti sul territorio, ma che resta anche quest'anno in una fase di limbo a causa di nuove elezioni regionali. La CGL punta i piedi prima del rientro in classe, dopo le festività natalizie, per discutere dell'avvertenza a scuola. Il sindacato ha organizzato domani alle 10.30 una conferenza stampa nella sede di Via Mosca a Campobasso per affrontare anche la questione degli scatti d'anzianità agli insegnanti e dei contributi sospesi del dopoterremoto. Sul piatto inoltre le iniziative che la stessa CGL del Molise ha intenzione di avviare per contrastare quelle che definisce le politiche di impoverimento dei settori della conoscenza. Il sindacato contesta a livello nazionale l'attribuzione di 223 milioni di euro alle scuole private e il il taglio di 300 milioni alle università. Una scelta che continua a penalizzare la scuola pubblica, ferma la CGL, è una stangata per gli atenei. Intanto la Gilda degli Insegnanti comunica che il giudice del lavoro di Campobasso ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di un dirigente scolastico del capoluogo che vietava a un docente di usufruire di ferie e permessi durante l'anno. Il ricorso, curato proprio dalla Gilda, era stato presentato da un insegnante. Sull'argomento non esistono più dubbi, ha spiegato il sindacato, ma solo certezze. Ora invece andiamo in comune a Campobasso, dove il gruppo di costruire democrazia ha presentato alcune proposte per la città e ha attaccato l'amministrazione. Sentiamo Tonino danese. Siamo delusi dall'attività di questa amministrazione. Da oggi si cambia marcia, saremo ancora più duri. Abbiamo diverse proposte da sottoporre in settori nei quali abbiamo riscontrato carenze notevoli. Lo dicono i consiglieri comunali di Costruire democrazia a campo basso. È inesistente la tassa sui sottoservizi che porterebbe alle casse del comune fino a 400.000 euro a fronte di un aumento dell'IMU e di altre imposte che penalizzano invece solo i cittadini, ha spiegato Durante. Bisognerebbe aggiunto accedere al fondo di coesione per ottenere soldi dall'Europa per le zone urbane per agevolare le giovani imprese. Si possono ottenere 2 milioni di euro. Teresa Cuomo si è soffermata sui servizi sociali alla persona. Borse lavoro che sono state eh, il cui bando è stato eh, erogato, ma eh, non con dei fondi eh, necessari sufficienti. Per cui abbiamo eh, chiesto, eh, ai, abbiamo fatto una proposta di recuperare delle somme eh, che sono pari a 7300 eh, euro da reinvestire in, questa, eh, in questo eh, settore. Proposta che però è caduta nel nulla perché l'abbiamo presentata nei tempi utili, cioè entro il 31 dicembre scorso. Ma purtroppo non sono stati incamerati, quindi sono stati Persi e eh, sono stati persi appunto in un sottore così delicato come eh, quello del recupero di soggetti svantaggiati come tossici, tossicodipendenti. La richiesta della Cuomo anche è di investire in servizi come mense scolastiche, asili nido. Michele Coralbo ha evidenziato la necessità di interventi nel settore urbanistico con tre proposte. La prima con una rivisitazione del piano industriale e di quello delle zone agricole. La seconda per modificare le norme tecniche di attuazione per spalmare le somme per la ricostruzione delle scuole sicure nei loro siti di origine. La terza iniziativa, che eh, credo sia quella più importante, è quella di mettere a sistema, con tutta la macchina amministrativa comunale, il eh, SIT, cioè, ovvero il sistema informativo territoriale, in modo tale da recuperare eh, le somme che purtroppo vengono evase e eh, da garantire un'equità nei pagamenti e, soprattutto, per garantire maggiori entrate alle casse comunali che poi possono essere eh, trasformate in maggiori servizi per i cittadini. Per la cronaca giudiziaria parliamo del presunto giro di tangenti al Comune di Pizzone, perché attesa nei prossimi giorni la decisione del Tribunale della Libertà di Campobasso sulle richieste di arresti negati dal GIP dei due principali indagati avanzate dal procuratore capo di Isernia Paolo Albano. Sotto inchiesta, lo ricorderete, sono finiti l'ex sindaco Michele Cozzone e Giovanni Farrocco titolare dell'impresa che ha eseguito gli appalti finiti sotto la lente della Guardia di Finanza. Il collegio, presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, si è riservato la decisione. Durante l'udienza di oggi, la pubblica accusa ha motivato la richiesta dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere parlando di un possibile inquinamento delle prove, ossia della possibilità di influenzare i testi. Inoltre, il procuratore ha parlato di attualità del reato ipotizzato perché uno degli appalti è ancora iniziato. In essere. Dal canto proprio gli avvocati della difesa Marco Franco, Ennio Mazzocco e Giuseppe Stellato hanno presentato tre memorie e centinaia di pagine e di documenti per dimostrare l'insussistenza delle accuse. Ora invece andiamo sulla costa, lavoro e salute: questi maggiori desideri dei cittadini di Termoli per il 2013. Sentiamo Manuela Iorio. È stato un 2012 da dimenticare, i termolesi lo sanno, ma anche se in alcuni casi si sono perse le speranze per un futuro migliore, c'è chi non si perde d'animo e crede nella risalita. Lavoro e salute in cima alla lista dei desideri. Un augurio per il 2013. Un augurio a chi? A tutti i lavoratori. Più lavoro ci vuole? Certo. E tanta pace e serenità per tutti. Un augurio, un po' di serenità, salute e il lavoro soprattutto. Spero che cioè non succeda di peggio di quello che c'è stato finora eh. Non è che si spera sempre perché ho visto le cose come stanno andando Speriamo che cambi qualcosa, se no andiamo a rotoli tutti quanti Io mi auguro tutto il bene di questo mondo, almeno per me stesso Poi per gli altri, se stanno bene, se no basta che sto bene io Cosa si augura per il 2013? Niente Felicità Tanti soldi eh, La salute quella cosa è più importante. <ride> Auguro a tutti tanta salute prima di tutto, perché se non c'è quella eh, non c'è nulla. Poi, visto che c'è questa crisi, parliamo sempre delle stesse cose, che questo governo sia più, eh, più clemente, cioè che ci faccia eh, spendere di più e guadagnare di più. Eh, tanta fortuna, visto che l'anno scorso ce n'è stata poca. Che tutti riescano ad avere un lavoro. La salute e un buon meno di cassa integrazione. Più lavoro dunque. La Fiat comunque il 2012 è stato un po' triste. È da augurarsi, immagino, una maggiore serenità, una prospettiva migliore per i nostri figli, eh, perché i tempi sono veramente brutti, insomma. Quindi mh, questo è l'augurio più grande e salute che non guasta. Sicuramente che riparte il mercato del lavoro e quindi consenta un po' più di stabilità a tutti. Che la gente lavora? Che la, che la gente sta bene e allo stesso tempo dobbiamo cercare di valutare bene le, le situazioni. È tempo di votazioni, valutiamo bene questa cosa. E c'è chi se la passa davvero male, come questo disoccupato che si è incatenato in comune a Pozzilli perché sta per essere sfrattato. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Il mese scorso ha ottenuto una proroga dall'ufficiale giudiziario, ma l'8 gennaio lo sfratto diventerà esecutivo e stavolta senza preavviso. Angelo di Stazio, rimasto senza lavoro, dovrà lasciare la sua casa perché non riesce più a pagare l'affitto, ma non si rassegna all'idea di far dormire la moglie malata in macchina. Per richiamare l'attenzione sul suo problema, per ottenere un alloggio popolare, ha deciso di incatenarsi nell'aula consigliare del comune di Pozzilli. Il sindaco mi aveva promesso... Le casi popolari, un alloggio diciamo, anche provvisoriamente, però sono tre mesi che mi porta in giro e fino ad oggi niente da fare. Ha detto stiamo provvedendo, stiamo provvedendo, stiamo provvedendo, però l'otto di questo mese vengono gli ufficiali giudiziari e i carabinieri, dei carabinieri e mi buttano fuori. Devo dormire mezzo alla strada io e mia moglie. Nessuno lo mette in dubbio che ci sono altri casi eh, difficili, però ancora ci hanno la casa, possono stare dentro. Io, io sto in mezzo alla strada e come devo fare? devo sparare, devo ammazzare, che devo fare? Di case non ce ne sono la replica del sindaco Nicandro Tasso, ma l'impegno dell'amministrazione comunale per risolvere questo e altri casi simili è assicurato. Ho già inoltrato le case popolari e lo di la richiesta di sgombero di 3-4 alloggi perché... Secondo i nostri accertamenti non hanno, le persone che erano assegnate non hanno più requisiti perché non ci abitano dentro. Al momento attuale eh, ho fatto questa procedura, però ancora non ci sono. Comunque voglio dire a queste persone se sono incadenate, purtroppo il problema c'è, ma sta anche un fatto che ci sono delle graduatorie, ci sono persone come loro, purtroppo come loro che hanno grossi problemi. E non ho promesso niente a nessuno, io non ho promesso niente a nessuno, perché mi è stato detto che queste persone, questi signori di Stasio, eh, hanno detto che io gli ho promesso le case popolari. Io non prometto le cose che non si possono dare, Io ho detto che se era possibile fare qualche cosa se la si faceva, ma nel momento in cui ci sta la disponibilità delle case, e ci sono altre persone, come loro purtroppo, dico sempre purtroppo, che già hanno questi problemi, eh, certe volte anche più gravi perché ci sono i bambini in mezzo. Voltiamo pagina, ora andiamo a Campitello Matese dove si è riunito il Comitato dei residenti. L'assemblea dei circa 130 soci ha affrontato le questioni legate allo sviluppo turistico dell'area, rinnovato anche l'incarico al direttivo e al presidente uscente Giuseppe Zarriello. Quest'ultimo ha chiesto ai residenti una maggiore presenza a Campitello durante tutto l'anno, mentre agli imprenditori della zona investimenti sempre più qualificati per migliorare l'offerta turistica. Dal Comitato Campitello Matese è arrivato anche l'appello ai politici regionali e agli amministratori locali verso una riqualificazione della zona e il rilancio della località sciistica. Ora passiamo alla pagina degli eventi. Iniziamo dal concerto dell'Orchestra Stabile del Molise all'Auditorium di Sernia. Vediamo il servizio. Macbeth di Verdi, Johann Strauss, i suoi memorabili valzer e la Marcia di Radeschi l'hanno fatta da padrone nel concerto di Capodanno all'Auditorium di Isernia. L'esibizione organizzata dalla Presidenza della Regione nell'ambito delle manifestazioni in cartellone per la festa del Molise 2012 è stata particolarmente apprezzata dal pubblico isernino che ha riempito la platea dell'Auditorium in tutto l'ordine dei posti. Presente anche il neo direttore artistico dell'Orchestra Stabile del Molise Lisernino Fernando Raucci, già direttore dell'Orchestra Stabile di Princeton negli Stati Uniti, un Molisano che si è fatto onore all'estero e che ora punta sulla valorizzazione e sulle enormi potenzialità dell'orchestra stabile Molisana. Questa orchestra ha grosse potenzialità e il mio traguardo è di farla diventare una delle migliori orchestre eh, di tutta Italia, però sono d'accordo, ha grosse potenzialità. Poi sono rimasto contentissimo perché il concerto del 2 di adesso, eh, l'auditorium è gremito e il concerto del primo del Teatro Savoio era completamente tutto esaurito, per cui questo mi soddisfa moltissimo. Dall'Auditorium di Isernia all'Officina della Cultura di Isernia, dalla musica classica al pop, con il concerto di Giovanni Petta e Carlo Fantini, autori del disco Il Bivio di Sessano. Dopo aver riscosso apprezzamenti importanti dalla critica e dal pubblico in giro per l'Italia, i brani del disco Il Bivio di Sessano sono stati proposti all'Officina della Cultura di Sernia, nell'ambito degli eventi culturali proposti dall'amministrazione provinciale. Un modo originale di fare musica che fonde sonorità, poesie e documenti storici. Il filo conduttore è il Molise del secolo scorso, segnato dall'emigrazione. A brani emerge una terra fatta di gente che si sforza nel lasciarsi conquistare dalla modernità, ma che fondamentalmente resta aggrappata alle proprie tradizioni e ai propri valori. Il Biblio di Sessano è il racconto del sud, del Molise, delle nostre terre. E soprattutto è la storia della sofferenza delle donne e degli uomini che nel secolo scorso hanno portato valore aggiunto a quello che era già l'umanità del nostro territorio. Io e Carlo Fantini abbiamo pensato di raccontare queste storie non da storici ma eh, per quello che sappiamo fare, cioè scrivendo delle canzoni su ogni piccolo quadro che abbiamo vissuto da bambini in prima persona oppure nel racconto dei nostri nonni. Questo progetto musicale a sua volta diventato emigrante. Va in giro a portare un messaggio di speranza, quanto mai necessario in tempi duri come questi. Il progetto live del Vivo di Sessano è invece. Eh un tentativo acustico di restituire quelle che sono le sonorità del disco. Lo stiamo facendo io e Carlo Fantini con Marco Caggiano alle percussioni, con Luca Di Caprio al basso e con Fabio Gagliardo alla chitarra acustica. Ci sembra di poter portare in giro per il Molise e anche al di fuori del nostro territorio un messaggio eh, importante per quanto riguarda l'impegno che soprattutto in questo momento ci sembra concreto, nel senso che... Quello che hanno fatto i nostri nonni e i nostri bisnonni con l'impegno duro, con la fatica, potrebbe essere diciamo così, un punto di riferimento importante in un momento di crisi come questo. E ancora la musica perché da ieri è stata pubblicata su internet l'anteprima del nuovo album dal titolo Sunderland, firmato a più mani da Luca Colombo, Paolo Costa e Lele Melotti, musicisti di primo piano che domani saranno al Coriolis di Ripalimosani per tre seminari formativi in contemporanea. Le anticipazioni da Giuseppe Carriera. sono definiti turnisti perché vengono chiamati in studio per la registrazione di brani o dal vivo sul palco dei tour. In realtà sono tre firme d'eccellenza del panorama musicale italiano ed hanno suonato con tutti i più grandi artisti, da Baglioni a Zero, dalla Pausini a Battiato, da Ramazzotti a Celentano. Luca Colombo, chitarrista e docente al Conservatorio Rigo Boito di Parma. Paolo Costa, bassista di Renato Zero e Nec. Lele Melotti, batterista tra i preferiti, ad esempio, di Mina. Tutti e tre saranno domani al Coriolis di Ripa Limosani per un seminario in contemporanea, ognuno per il proprio strumento l'iniziativa alla quale è annunciata la partecipazione di allievi provenienti da diverse regioni e di un'associazione molisana di giovani musicisti. Allora, loro sono diciamo, tre colossali nomi della musica italiana. Diciamo che la scelta è stata perché nel Molise vogliamo cercare di promuovere un po' quella che è l'attività musicale. Si svolgeranno tre seminari diversi, in tre sale diverse, eh, di basso, batteria e chitarra. Colombo, Costa e Melotti sono i tre quarti della band che ha realizzato anche Sunderland, un album che uscirà il prossimo 20 gennaio e di cui proprio in queste ore viene proposta una anteprima su internet. E ora un messaggio che riguarda le elezioni, la nostra emittente informa infatti che intende diffondere messaggi politici autogestiti. Gratuiti per le elezioni del 24-25 febbraio. A tal fine, rende noto che nella propria sede a Campobasso è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. E in chiusura l'appello di una nostra telespettatrice che ci chiede aiuto perché ha smarrito un gatto a pelo medio-lungo di colore grigio chiaro. Lo vedete in questa foto con le zampe bianche. È stato smarrito in via 24 Maggio a Campobasso. Chi avesse notizie può naturalmente, e come sempre, contattare la nostra redazione. Bene, è tutto per il TG delle ore 14. Grazie per averci seguito anche oggi. Adesso meteo e poi sport. Buona giornata.